Questa è la prima scena di questo lungometraggio. Facciamo 3 ore e mezzo di silenzio per 3 ore e mezzo, per... Il primo Chuck di Lynx The Web Series viene battuto nel 2012, frutto dell'immaginazione del regista e scrittore Joe Pastore, da sempre appassionato di fantascienza. La serie vede come protagonista Chiara, una giovane bibliotecaria incaricata di proteggere un manufatto alieno. In questo compito verrà aiutata dallo stravagante scienziato Nikolai Vardots e da Xum, un misterioso agente proveniente dal futuro, già protagonista di un cortometraggio dello stesso regista, che fa da apripista a tutta la serie. Nikolai Vardots costruisce una penna futuristica che gli permette di viaggiare nel tempo e nel corso della storia viaggerà nel passato, entrando in contatto con molti personaggi storici, tra i quali Dante Alighieri, Van Gogh, Adolf Hitler e l'immortale prete Johannes. Accanto ai 3 personaggi principali, interpretati da Irene Gaglio, Luca Gatta ed Elia Ducci, si affiancano numerosi attori e attrici, tra cui Sara Federico, la cattivissima Cassandra, Virginia Anelli, la giovanissima Chiara, William Angiuli, il perfido Dargor e Andrea Villaraggia, la versione più giovane di Oscar, il nonno di Chiara. La vicenda si susegue con colpi di scena e invenzioni tecnologiche strampalate, come la realizzazione di Priscilla, androide robotico con una spiccata coscienza umana, interpretata da Alice Viganò. Nella seconda stagione il cast diventa molto più numeroso, si fa largo uso di scenografie, green screen e make-up particolari e complessi. Realizzata completamente dal basso, la serie viene pubblicata su YouTube e trasmessa su alcuni canali multimediali. Il film Star Gods è il seguito di queste 2 stagioni, ma rappresenta anche un nuovo inizio, tracciando una linea ben distinta tra un'opera seriale e un film per il cinema. Tutti gli episodi di Lynx The Web Series sono reperibili su YouTube o visitando il sito www.lynxthewebseries.com. Lynx The Web Series. Se cambi il passato, cambi il futuro. Sono una sognatrice, lo sono sempre stata. Ho sempre guardato le stelle, immaginando mondi lontani, mondi impossibili, improbabili. Ma ora so che avevo ragione. Tutto è possibile. Ricorderò per sempre questo giorno, il giorno in cui tutto ebbe inizio. Hanno suscitato l'attenzione di tutto il mondo. Le autorità confermano che l'incidente non è stato provocato da un errore umano. Lo tsunami provocato dal sisma devasta le coste. Centinaia i morti sulle spiagge. Il governo lancia l'allarme. Potrebbero esserci altre scosse. Nelle Filippine cresce il numero delle vittime della violentissima scossa di terremoto di magnitudo 8,9 gradi della scala Richter, che ha devastato ieri il nord-est del paese. Il bilancio provvisorio una parla di oltre 500 morti, il Canada, ma sono nella cittadina di Lightly, nella Columbia Britannica, una diga non regge alla forza del terremoto e cede. Decine di case spazzate via. Proseguono in Islanda le eruzioni dei vulcani. Bloccato il traffico aereo. In tutta Europa il danno economico è stato considerevole. Ieri pomeriggio numerosi bagnanti sono stati travolti da un'onda anomala. Un iceberg di dimensioni colossali si è staccato dal lato nord del continente antartico. La spaccatura è comparsa 4 anni fa. A rischio 10.000 km di coste a causa di un'anomala di innalzamento del mare. Responsabile la Luna che negli ultimi mesi si è avvicinata troppo alla Terra.
rovinose le case. La massa di ghiaccio è così imponente che se sparisse completamente il livello del mare in tutto il globo aumenterebbe di 3,5 metri, sommergendo numerose litri di acqua inquinata. I metalli pesanti si ritroveranno per anni nella catena alimentare animali e vegetali. Mercurio ha prodotto un'enorme nuvola di cenere che ha abbassato la temperatura della superficie terrestre. Milano, rimangono fermi i lavori di ampliamento della metropolitana dopo l'improvviso stop di settimana scorsa. Voci non confermate hanno riferito di un ostacolo lungo la tratta. Le reali cause di questo blocco, tuttavia, rimangono ancora un mistero. Mario, c'è qui il dottor Gruber. Ciao, Victor. Ciao, Mario. Come va con lo scavo? Abbiamo trovato la necropoli? No, è qualcosa di molto più interessante. Ecco. Noi ci troviamo qui, 20 metri sotto al Duomo. Abbiamo scavato nella direzione che ci hai detto, ma nel cercare il prolungamento della necropoli abbiamo trovato questo. Un ostacolo. Ma di che si tratta? È molto grande ed è rivestito da una lega metallica. Sembra una porta. Gli strumenti sono impazziti. Sì, sembra veramente impenetrabile. Abbiamo provato con tutto. Ma non ce l'abbiamo proprio fatta. Niente. Non siamo riusciti ad aprirla. Assolutamente. Fermi. Ma di cosa stiamo parlando? Victor, è meglio che tu lo veda con i tuoi occhi. Stia attento. Stiamo portando giù dei cavi elettrici, ma l'impianto non è ancora attivo. È di qua. Oh. Tutto bene? Stia attento, dottore. Va bene, Mario. Per di qua. Attenzione che si scivola. È di qua, seguitemi. Manca ancora molto. No, dottor Gruber, non si deve preoccupare. Manca pochissimo. Veramente bene, poco. Okay. Andiamo, dai. Forza. Eccoci arrivati. Ma è meravigliosa. Come potete vedere, qui abbiamo scoperto diversi metri quadri di superficie. E sotto abbiamo trovato la porta che le dicevo, quella che pare impenetrabile. E qui, guardi lei, dottore. So che può sembrare assurdo, ma sembra tanto il cuneiforme dei Sumeri. Non siamo però riusciti a tradurre il testo. E poi ci sono anche un sacco di simboli qua, che proprio non riusciamo a tradurre. No, è chiaro, questi simboli è pazzesco, ma io li conosco. Io li ho già visti. Lei li conosce, ma nessuno conosce questi simboli. Non è una necropoli, è qualcosa di incredibile. È una vimana, un antico vascello degli dei delle stelle. E io so come aprire questa porta. È assurdo, non ho mai visto nulla di simile. Oh mio Dio, è vero, Victor. All'università non si studiano queste cose. Questo è il simbolo che disegnava sempre tua figlia Laura. Ma che diavolo? Mio Dio. È incredibile. Ma come ha fatto? È una lunga storia. Sono anni che Victor lavora su questi simboli. Non ci sto capendo nulla, ma è veramente bello. Pensavo che fossero solo leggende, ma a quanto pare aveva ragione. Non è possibile.
cosa diavolo ha aperto? Con tutto questo fumo non riesco a vedere niente. Tutto bene, dottore? Sì, va tutto bene. Mi raccomando, sigillate tutto. Tenete lontani i curiosi. Ci vediamo più tardi. Dove sta andando? Dottore! Victor! Laura. Ma come facevi a saperlo, figlia mia? Buonasera, dottor Gruber. Chi siete? Come avete fatto ad entrare? Diciamo che se voglio qualcosa, non mi ferma niente nessuno. Ha avuto un'altra possibilità. Gli ho dato tempo 6 mesi. 6. E non è servita a niente. Per cui ora gli ho detto basta, di non insistere. Ho fatto bene, secondo te? Che cosa? Ma mi stai ascoltando? Sì, scusami. È solo che oggi è l'anniversario della sua scomparsa. Era il 12 novembre. Mi dispiace, non mi ricordavo. Non preoccuparti. Oramai sono passati 4 anni. Il problema però è non sapere. Mio padre era lì con me e il giorno dopo non c'era più. E nessuno sa che fine abbia fatto. Ma la polizia non ha scoperto proprio nulla? Oh, niente. Ma non ti preoccupare, non ti voglio rovinare la giornata. Tranquilla, oggi ho l'esame di matematica con la Baldrazzi. È già rovinata. Ti capisco. Signorina Gruber! Professore! Questo è il suo compito. Ma è un voto bassissimo. Compenserà con l'orale, spero. Se vuole migliorare, forse, dovrebbe incominciare ad essere più canonica. In che senso?
Lei è una sognatrice. Questo potrebbe andare bene in alcune circostanze, ma non in un ambiente scientifico come il nostro. Io vi ho chiesto di scrivermi una ricerca, non un romanzo di fantascienza. Ma la scoperta degli ultimi esopianeti promette bene, è plausibile pensare che... Plausibile? Signorina, noi ragioniamo con i fatti, non con le possibilità. E di fatti ci dicono che non esistono forme intelligenti di vita oltre la nostra. Per cui, se ci tiene a passare l'esame, veda di attenersi al manuale. Gli alieni non esistono. Ci siamo intesi? Certo, professore. Bene. Buona serata. Ottuso. Sopporto quell'uomo, non sopporto gli accademici, sono tutti così ottusi. Guarda che un giorno potresti diventare anche tu un'accademica. Sì, certo, ma non così. Però è carino. Ma cosa c'entra? Certo che sei forte. Però forse avete idee troppo diverse. Ah, tu dici? Lo ascolterai? Secondo me dovresti. Laura, ci conosciamo da un sacco di tempo. Dovresti fidarti di me. E infatti di te mi fido. E allora dammi retta, ascoltami. Metti da parte i tuoi sogni, le tue fantasie. L'ho fatto anch'io. Arriva un momento in cui bisogna crescere. Gloria, tu non capisci. Se diventare adulti significa non avere più sogni, e allora io preferisco di gran lunga rimanere quella che sono. E anche tu dovresti. Ma io lo dico per il tuo bene. Anche io. Che c'è? No, niente. La vedi quella casa? Non ti voltare. Se non mi volto, come faccio a vederla? La vedi dopo? Potrebbe essere alla finestra. Ma chi? Come chi? Non hai mai sentito parlare di Vardoz, lo scienziato pazzo? Sì, il nome non mi è nuovo. Dicono che sia una specie di dottor Frankenstein. Ah beh, un tipo interessante allora. Effettivamente potrebbe essere il tuo tipo, lui. Andiamo, dai. Thank you.
Giovardoz. Giovardoz, mi annoio. Io non sono tuo zio. No, 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 non toccare, non toccare, non toccare. Sei impazzita? Non devi toccare niente qua dentro. Lo sai cos'è questo, eh? Questo è uno stimolatore molecolare tracciante. Serve a creare dei portali geomagnetici stabilizzati verso altri universi paralleli, eh? Con un tracciamento geostazionario auto-orientante, naturalmente. Chiaro? Certo, cocchino, la bambina avrà sicuramente capito tutto. Ma è vero che tu sei un robot? No, 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 no. Non è un robot, è un androide. Ma molto più umana di quello che possa sembrare. Vabbè, eh beh, sì, infatti, Priscilla è uno dei miei lavori meglio riusciti. Sì. Zio, mi dai un gelato? Io non sono tuo zio. Zia Chiara dice di sì. E zia Chiara si sbaglia, guarda un po'. Senti, cocchina, se io fossi tuo zio, dovrei essere fratello di tua zia Chiara, o quantomeno tuo marito, ma non è così. Io non sono né uno né l'altro, chiaro? E allora che cosa sei? Come cosa sono? Io sono uno scienziato. Tieni. Che cos'è? Come cos'è? È il tuo gelato. Zio. Che c'è? Ma io lo volevo al cioccolato. Al cioccolato? Certo. Oh, Priscilla! Lo so, me ne pentirò. Aspetti qualcuno? Negativo, cocchino. Speriamo che sia sua madre. Non doveva venire a prenderla oggi. Qualcosa mi dice che voi non siete i genitori di Martina, eh? Non è così, ha fatto il mio nome, eh? Strano, non mi sembra di conoscerlo. Io ne conosco di gente strana, eh? Comunque mi ricordo di Victor, eh? Era un bravo uomo. Mi dispiace che sia scomparso. Ormai sono passati 4 anni. E forse dovrei accettare che... Ma io non ce la faccio. Io ho ancora la speranza di vederlo tornare a casa un giorno. La speranza è sempre l'ultima a morire. Puoi dirlo forte, mia cara Priscilla. Quegli uomini mi stavano aspettando. E se non ci fosse stato lui? Ma quello è... Sangue? Sì, sì, ebbene sì, è sangue. Ma è... Strano? È normale, perché non è sangue umano. Non è cosa? Il sangue è sangue alieno. Scusi, puoi ripetere? Ah, lui è un extraterrestre. Sta scherzando, vero? Sì, 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 è uno scherzo. Perché infatti questa è la faccia di uno che sta scherzando, vero? No, non è uno scherzo. E anche se lo fosse non sarebbe divertente. O forse sì. E lei come lo sa? Lei come lo sa? Perché non è il primo che incontro. So riconoscere un alieno quando ne vedo uno. Anche se in realtà ce ne sono certi invisibili che proprio... cioè, non si fanno vedere. Grazie per il tè, ora devo proprio andare. Ma se non l'hai finito? Sì, d'accordo, lui è strano. Però anche lei non scherza, eh? Devo fare. Mm.
Così dovrebbe andare. Ora mi capisci? Capisci quello che dico? Sì, dottore. Grazie. Figurati, non c'è di che. Con questo traduttore universale riusciremo a comprenderci. Molto ingegnoso. Le voci sul suo conto erano fondate. Vabbè, grazie. Questo mi lusinga, ma... Dato che ne stiamo parlando, le voci di chi? Chi sei tu? Il mio nome è Aldast. E vengo da Nibium. Sei cattivo? Voi siete quelli cattivi. Perché? Perché siete terrestri. Io non sono cattiva. Perdonami. Intendevo dire che i terrestri, di solito, tendono ad essere più brutali. Ma non tutti, per mia fortuna. Amico mio, non posso certo darti torto. Ma, così per dire, se pensi che la Terra non sia un bel posto dove fare villeggiatura, perché sei qui? Ho una missione da compiere. E avrò bisogno del vostro aiuto. Ecco. Arrivo. Ma che ci fai qui? Ehi, tranquilla, va tutto bene. Napoleone Bonaparte era sangue del mio sangue. Si può quindi dire che un po' di lui sopravviva ancora in me. Regnò come imperatore, conquistò mezzo mondo, ma alla fine commise un grave errore. Sa quale? No. Sottovalutò il suo nemico. Io non commetterò lo stesso errore. Io so che i Nibiumiani, i nostri nemici, sono scaltri. Sapevo che non sarebbe stato facile. Il pilota della navetta battuta si è salvato e ci ha impedito di catturare la ragazza. Curioso. Sento che non è un caso. Le coincidenze, mio caro amico, non esistono. Signor Norman, mi faccia un favore. La prossima volta non sottovaluti il nemico. Non accadrà, signore. Lo spero per lei. Numerosi testimoni avrebbero visto un UFO sorvolare Milano e le altre città a nord della metropoli. Il misterioso oggetto volante, descritto da tutti come una perla luminosa, avrebbe terminato la sua corsa nei pressi di un bosco del lago di Como. Un testimone afferma addirittura di aver avuto un incontro ravvicinato. Qualunque cosa tu abbia visto ieri sera, dimenticala. Hai avuto una brutta serata, ma vedrai che passerà tutto. Però promettimi che non vai da quello scienziato. Con gli occhi neri come la notte. Ma molti tra gli intervistati si rifiutano di credere le sue parole. Ed ora passiamo alle notizie dall'estero. Un forte terremoto ha colpito Sumatra. I morti accertati sono finora 500. Ma potrebbero aumentare nelle prossime... Ovviamente puoi stare qui quanto vuoi. Intanto, adesso andiamo alla pulizia, non appena finisco di sistemare la cucina. E comunque l'importante è che tu stia bene. Ma pensa se... Eccoci, risiamo. Allerta dei vulcanologi.
Ah, hai capito. Che te ne pare? Niente male davvero. Ma dove hai imparato a fare... Sai, tesoruccio, non c'è Martina? Ah beh, lo vedo. Sta ancora dormendo. Non c'è Laura e nemmeno il nostro amico alieno. Siamo soli. Perspicace. Quindi? Come quindi? Ho tutti i circuiti in ebollizione. Ah, perché tu pensi che tu ed io potremmo anche... Mm-hmm. Certo, ci siamo solo noi qui. Poi d'altra parte io ti ho programmata anche per... Già? D'altra parte adesso non abbiamo niente di meglio da fare, quindi... Già? Considerando le circostanze... Baciami... Quasi, quasi. Oh, amoruccio, scusami. Ho lasciato il polpettone nel forno. Vado a vedere se è pronto. Eh? Dottor Bardot! Oh, scusate, ho interrotto qualcosa. Interrotto? No, non preoccuparti. Non hai interrotto niente, purtroppo. Volevo scusarmi per ieri sera, per come mi sono comportata. È che non ero pronta per tutto questo. Ora sì. Non preoccuparti, cara. È normale. E dov'è lui? Fu mio popolo a donarvi la civiltà. A insegnarvi come costruire le case, come coltivare i campi, come difendervi. Eravate barbari, dei primitivi. Ma lo siete ancora. Speravo di tornare e trovare un mondo migliore, diverso. Ma mi sbagliavo. Tutta questa sofferenza è insopportabile. E quindi sei davvero un alieno? Non sono nato sul pianeta azzurro, se è quello che intendi. Ma non siamo tanto diversi da voi. Noi, voi, gli Errani e gli altri popoli della galassia, discendiamo tutti da un antenato comune, che tra l'altro non è neanche di questa terra. E allora avevo ragione. C'è vita là fuori. È ovvio. Sarebbe assurdo sostenere il contrario. Ma voi siete ancora ciechi. Mentre noi vi vediamo. Sì, sì, va bene, senti. Ieri ci hai parlato di una missione. Di che si tratta? È una missione di salvataggio. Molti anni fa, dopo l'ultima glaciazione, infuriava una guerra tra il mio popolo e quello dei Dorotiani. Una delle nostre navi venne abbattuta e si perse ogni segnale. Ma tu quanti anni hai? L'ultima glaciazione finì più di 10.000 anni fa. Sei molto arguta. È mica solo quello. Noi nibimiani viviamo più a lungo confronto a voi, ma non molto di più. Circa 500 anni terrestri. In realtà per me la guerra è finita l'altro ieri. Ma il tempo scorre diversamente qui sulla Terra e là fuori, nello spazio. Per effetto della relatività che voi conoscete, per me sono passati anni. Per voi millenni. Ovviamente. Di recente ho percepito un segnale che arrivava dalla navicella scomparsa. La mia speranza è quella di ritrovare l'equipaggio. Vivo. Dopo 10.000 anni? Sulle nostre astronavi abbiamo delle capsule criogeniche. È così che affrontiamo i viaggi più lunghi. È meraviglioso. Io ancora stento a crederci. Sì, buona, buona. Quindi tu saresti qui per ritrovare quella nave e il suo equipaggio? Esattamente. Solo che appena entrato nell'orbita terrestre, i Dorotiani mi hanno abbattuto. Ho con me un congegno che mi guida verso quello che sto cercando. Ma non so per quale motivo mi ha condotto qui. Da te.
Ed è stata una fortuna, credimi. Chi sei tu? Perché sono qui? Non lo so. Io sono una ragazza come tante. No, mia cara, non come tante. Tu sei una sognatrice, sei coraggiosa e studi astrofisica. E lei come lo sa? Te l'ho detto, conoscevo tuo padre. Evidentemente tu hai un ruolo molto importante in tutta questa storia. Non sono riuscita a risolvere il suo problema con la pressione terrestre. Non riesco a curarla, ho fatto del mio meglio, ma l'anatomia nibiumiana non è nel mio database. Non c'è tempo. Ogni secondo può essere prezioso. Questa notte ho ricalibrato i miei strumenti. Ora so dove devo andare. Ah sì? Dove? Conoscete questo posto? Ma è il Duomo di Milano. Mio padre stava scavando proprio lì sotto prima di scomparire. E secondo me non è nemmeno una coincidenza. Bene, questo è il piano. Tesoruccio, ti adoro quando dici così. Lo so, mon amour. Sì, però tu daresti troppo nell'occhio, amico mio. E poi sei ferito. Manderemo Priscilla. Lei si travestirà da turista. Si toglierà anche il diadema che porta sulla fronte. Così passerà inosservata. Nessuno si accorgerà che è un androide. Noi vedremo quello che vede lei, attraverso le telecamere montate all'interno dei suoi occhi bionici. Un androide? State scherzando? Piacere, Priscilla, relazioni umane cyborg. Ok, state scherzando. No, è tutto vero. Zio Nicolò è una specie di scienziato pazzo. E lei è un robot. No, non è un robot, è un androide. Per l'esattezza. Io invece sono normale. Avrei qualche dubbio in proposito, Comunque, una volta arrivata in Piazza Duomo, Priscilla troverà il modo di scendere sottoterra, passando per i tunnel della metropolitana. Come saprà dove andare? Sappiamo dove è localizzata, ma neanche io so di preciso come raggiungerla. E qui entri in gioco tu. Priscilla saprà dove andare perché avrà con sé una mappa. Sono certo che la troveremo a casa tua, perché tuo padre stava scavando proprio in quel punto. Seguiremo quindi le sue indicazioni. Sì, perché secondo me Victor ha molto a che fare con il nostro valido amico. Beh, nulla accade per caso. Vedete, se noi ora siamo qui è perché siamo tutti connessi. Come internet? Sì, esatto. Perché l'universo è fatto di links, di connessioni. E noi siamo tutti connessi, a livello cosmico, energetico. Tu hai detto di essere tornato qui dopo aver ricevuto un segnale proveniente dall'astronave dispersa. Sì, esatto. Ah. Ma la domanda è... chi ha inviato quel segnale? Victor. Forse per sbaglio. Magari era sulle tracce, che ne so, di una necropoli romana o di un villaggio celtico. Chi può dirlo? Ne guarda un po' e invece ha trovato qualcosa di molto, molto più antico. E alieno. Quanto hai detto che dista Nibium? Secondo i vostri parametri di misurazione, circa 4 anni luce. Ecco, vedi? Perfetto! Che vi dicevo? Ma sì, è chiaro! Esatto! 4 anni luce, certo! Perché Victor ha inviato quel segnale 4 anni fa, evidentemente per sbaglio, nel momento stesso in cui ha messo piede nel relitto di quell'astronave. Il segnale
ha viaggiato nel cosmo per 4 anni e poi è arrivato su Nibium, dove l'avete ricevuto voi. Poi sei arrivato tu, ed eccoti qui. No, aspettate. Non avrebbe dovuto anche lui impiegare 4 anni per arrivare qui? Non viaggiate alla velocità della luce? No. Non è corretto dire che viaggiamo. È più corretto dire che ci dislochiamo. Sì, perché loro usano dei cunicoli. Dei tunnel spazio-temporali che gli permettono di percorrere 4 anni luce in pochi secondi. E quindi tutto combacia. La mia teoria non può che essere corretta. Ciccino, sei proprio un genio. Vabbè, e vi dirò di più. Non puoi pensare di fare una scoperta del genere e credere di rimanere inosservato. Quindi non mi stupirei affatto se scoprissimo che Victor è stato rapito dai Men in Black del convivio. E il convivio cosa sarebbe? Il governo Ombra, naturalmente. Loro sono molto bravi a nascondere la verità, ma tra le carte di Victor troveremo senz'altro qualche indizio utile. Sono pronto a scommetterci la testa. Per esempio, l'ubicazione esatta del tunnel che può portarci al relitto sepolto. Mi sembra un buon piano. Bene. Mettiamolo in pratica. Mi trovo a circa 20 metri di profondità. Mi sentite ancora? Forte e chiaro. Gli amplificatori di segnale che ho montato la settimana scorsa funzionano una meraviglia. Mi raccomando, stai attenta. Certo, tesoro, stai tranquillo. Secondo i miei sensori dovrebbe essere dietro questa porta. È chiusa. Provo a forzare la maniglia. Sono in un vicolo cieco. Ne sei sicura? Affermativo, ma questa parete è più recente rispetto alle altre. Userò i miei raggi X per esaminarla. Sembra esserci una camera dietro quella parete. Evidentemente l'hanno costruita per insabbiare tutto. Puoi abbatterla? Ma certo, tesoruccio. Fatto. Proseguo. Ci siamo. Ecco, l'abbiamo trovata. Cerca la capsula criogenica. La vedi? Sì, la vedo, è davanti a me, ora mi avvicino. I sensori rilevano solo una piccola parte del relitto. Prosegue per molti chilometri sottoterra. È molto, molto antico. Guarda nella capsula criogenica. Nella capsula.
La vedete? Vedete anche voi? È vuota. È normale? No. No, non è normale. Sei sicura? Guardati attorno, vedi dei corpi? Secondo i miei sensori non sono presenti forme di vita viventi. Nell'astronave non c'è nessuno. È vuota. Priscilla, ne sei sicura? Non c'è proprio niente dentro la capsula? Sì. Ne sono certa. È vuota. Sono arrivato troppo tardi. Priscilla, missione conclusa. Puoi tornare. Mi dispiace. Ma forse sono passati davvero troppi anni. Priscilla, che succede? Stai bene? C'è un Man in Black, ha cercato di colpirmi. Chiedo il permesso di rispondere. Un momento, potete ingrandire l'immagine? Certo. Priscilla, mostraci il nemico. Sì, è lui, è l'uomo che c'era ieri notte. È forse un tuo amico? Affatto. Ecco, lo sapevo. Priscilla, rispondi al fuoco. Con piacere. Perché volevano te? Non lo so, forse stavano cercando qualcosa in casa. Forse, o forse no. Priscilla, basta ora. Non dobbiamo dare troppo nell'occhio. Se devi sparare, usa il silenziatore. Affermativo. Ciao. Sono arrivato troppo tardi. Tutta questa strada per niente. No, non è vero. Hai conosciuto me. Zio Bartosz. Sai, hai ragione. Se sei qui ci sarà un motivo. Nemmeno io credo nelle coincidenze. Non smetterei mai di crederci. Forse... forse per questo pianeta c'è ancora speranza. Sei una ragazzina sveglia. Zio Nicolai non la pensa proprio così. Però ha ragione quando dice che l'universo è riflesso di un ordine superiore perfetto. Che nulla avviene per caso. Tutto è collegato. Noi tutti siamo collegati. Se sei qui non è colpa del caso, ma merito dell'universo. Non è sicuro stare qui. Quegli uomini potrebbero tornare. Sì, però tu non ti preoccupare. Puoi stare da me quanto vuoi. L'hai detto tu. Se quegli uomini fanno davvero parte del governo Ombra, allora nessun posto è sicuro. Non è possibile combattere una cosa così grande, così terribile. Beh, ma forse tu puoi. Hm? C'è una cosa che ancora non vi ho detto. L'altra sera, quando sono arrivati quegli uomini, è come se avessi avuto un potere. Ho mosso le mani e uno di loro è finito a terra.
poi io ci ho riprovato, ma... Interessante, hai appena scoperto di avere un dono. Beh, è normale che tu non sappia controllarlo. Però, se vuoi, da me in laboratorio ho uno strumento. Ti potrei analizzare se ti fidi di me. Certo, io mi fido. Ma lei ne parla come se fosse una cosa da tutti i giorni. Cioè, io non so se lei ha capito. Io ho mosso un uomo a distanza con le mani. Mia cara ragazza, ci sono più cose in cielo e in terra di quanti ne sogni la tua filosofia. E io lo so bene, puoi credermi. Vi conoscevate davvero? Da tutta una vita. Che c'è? No, niente, però adesso dobbiamo andare. Forse sarebbe meglio parlarne con la polizia. No, non sarebbe una buona idea. Andare alla polizia significherebbe consegnarsi nelle loro mani. Accidenti a te, Xumarian, mi hai fatto prendere un colpo! Ma vi conoscete? E se fosse stato uno di quegli uomini, l'avrebbe affrontato con una penna? Ehi, no, questa non è una penna come le altre. Questa è una macchina del tempo. Certo, sì. Ah, sì, è una macchina del tempo. Che però all'occorrenza può essere anche usata come... che ne so, come un'arma. Però adesso non la uso più per viaggiare perché... ho imparato a mie spese che cercare di alterare il corso degli eventi non porta mai a niente di buono. E poi lo sai come si dice, no? Se cambi il passato, com'è? Cambi il futuro. Ecco, vedi? Se cambi il passato, cambi il futuro, hai sentito? Adesso in pratica la uso solo per scrivere. Non so mai se scherza o se è serio. E lui come ha fatto ad entrare? Prima non c'era nessuno sicura. Non devi spaventarti. Xum è una persona speciale. Sì. E infatti ha il potere speciale di rovinarci sempre la giornata. E immagino che succederà anche oggi. È rischioso stare qui. Dobbiamo andare. Vi stanno cercando. A me? A lei. Perché? Vogliono catturarti. Per convincere tuo padre ad essere più collaborativo. Mio padre? Che cosa sa di mio padre? È vivo, sta bene? Non ne so molto. Lo tengono segregato da anni. Lo stanno convincendo a lavorare per loro. Sì, ma lavorare a cosa? 4 anni fa, scoprì il relitto di un'astronave aliena sotto il Duomo di Milano. Sì, vabbè, questo lo sappiamo, vai avanti. Trovò un corpo, con addosso un congegno di antica fattura. Avete mai sentito parlare della Tavola dei Destini? Certo. Mio padre me ne ha parlato diverse volte. La Dubnantar. Mi raccontava spesso i miti sumeri come se fossero delle favole, delle storie di fantasia. Non sono fantasie. Gli antichi dei, Atlantide, la Tavola dei Destini. Non sono fantasie. Sì, ma perché è così importante questa tavola? La Tavola dei Destini contiene tutti i segreti dell'universo, la conoscenza degli dei. La leggenda vuole che il dio che la possedeva fosse invincibile. La tavola è un mezzo, è un dono, se indossata da un puro di cuore. Ma può diventare un'arma terribile, se cinta dai malvagi. Cosa pensate che accadde ad Atlantide? La mitica isola fu inghiottita dalle acque in una sola notte. Fu la fine di una grandissima civiltà, annientata da un uso sconsiderato della Tavola dei Destini. Che cosa è accaduto a mio padre? Quando il governo seppe della scoperta, insabbiò tutto e trasferì l'alieno, la Dubnantar, in una base segreta ai piedi delle Alpi. Andava studiata. Per questo rapirono Victor. Era il migliore. Se c'era un archeologo che avrebbe potuto comprenderla, quello era lui. E loro lo sapevano. Quindi Aldast aveva ragione. In origine c'era un corpo dentro la capsula criogenica. Mio padre è vivo. È vivo. Ancora per poco, temo. Quando l'artefatto alieno sarà pienamente attivo, lui non servirà più. Ma il problema è un altro. Dovete recuperare la Tavola dei Destini, se dovessero riuscire veramente a comprenderla. Che cosa accadrebbe se riuscissero a comprenderla? La fine del mondo. Ecco, ci risiamo. Sta già avvenendo. Pensate forse che gli ultimi terremoti e uragani siano da imputare a cause naturali? Vi sbagliate. È solo l'inizio. È stata la tavola a generarli. Non preoccuparti. Ti riporteremo tuo padre, stai tranquilla.
Io vengo con voi. No, 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 non mi sembra una buona idea. Potrebbe essere molto pericoloso. Dottor Bardoz, ora che so che è vivo, io non resterò qui ad aspettare. Io devo venire con voi a salvarlo. Nessuno potrà fermarmi. Sì, va bene, però poi non dire che non ti avevamo avvertito, eh? Dai, prendi le tue cose. Prendi... che ne so, prendi i tuoi vestiti, lo spazzolino da denti. Dai, dai, vai, partiamo domani. Faccio in fretta. Dovete recuperarla, prima che sia troppo tardi. Certo. La tavola dei destini è rimasta già fin troppo tempo nelle mani del convivio delle ombre. Fratelli miei, noi siamo i padroni della Terra e lo siamo da millenni. Siamo il vertice della piramide e per non crollare questa piramide ha bisogno di basi forti. Per questo abbiamo creato l'idea di una democrazia, l'illusione di un benessere, di libertà. Prima di procedere oltre, diamo il benvenuto a Sibelius Dumas, cancelliere del Sacro Ordine, e a Dominique Lacroix. Con tutto il rispetto, maestro, ma da quando in qua noi ammettiamo una donna a questo tavolo? Signor Schultz, io non sono una donna. Io sono potente. La contessa della Croix possiede mezzo mondo, per cui ha tutto il diritto di stare seduta tra noi, così come il suo consorte, Monsieur Dumas. Se siamo qui, è solo per conoscere gli ultimi sviluppi. Mi riferisco all'artefatto nebbiomiano, naturalmente. Tutto il resto è ennuyeux, noioso. Se ne sta occupando il qui presente Valeriano Conti. La tavola dei destini è un oggetto tanto meraviglioso quanto enigmatico. Come tutti ben sapete, la stiamo studiando da quasi 4 anni. E ammetto che fino ad ora siamo riusciti a capirci ben poco. Tuttavia, recentemente, qualcosa è cambiato. È come se la Dubnamtar si stesse risvegliando. Come lo sa? Nessuno ha accesso alla tavola. Ho avuto una visione. Ho visto il futuro. Per questo ho sentito la necessità di venire fin qui. Più il nibiumiano si avvicinerà alla tavola, più l'energia al suo interno si desterà. State giocando col fuoco. Nessun mortale potrà mai controllare un potere così grande. Nemmeno noi dorotiani. Questo si vedrà. Mio signore, non l'aspettavamo. Lunga vita a Luis Kafka, il re del mondo. La ringraziamo per onorarci della sua presenza. Silenzio. Vi stavo osservando. Sia ben chiara una cosa. Io non sono Targor di Serpo. Lui ha abdicato. Non era il suo destino quello di governare. Io invece non temo nulla, neanche le visioni di una strega. Noi abbiamo già vinto, signori. I successi ottenuti finora ne sono la prova. Ho avuto anch'io una visione. Mentre parliamo, un gruppo di ribelli si è messo in viaggio. Aldas di Nibium. È diretto qui, e con lui ci sono il dottor Vardoz, che già conoscete, la sua concubina Dilatta e la figlia dell'archeologo, Laura. Sembrate sorpresi, ma non c'è nulla da temere. Anzi, tutto sta andando secondo i miei piani. Presto cadranno nella trappola che gli ho preparato. Vista l'incompetenza dei vostri uomini, ho chiesto ad Eric Norman di assoldare alcuni mercenari senza scrupoli. Assassini. Quello di cui abbiamo bisogno. Ombra il Void.
un oscuro guerriero risorto dalla morte, e Big Boss, ricercato per genocidio su 12 sistemi solari. Domani sera la Dubnantar si caricherà di tutta l'energia del cosmo. E nessuno, ripeto, nessuno, potrà impedirmi di indossarla. I Nibiumiani si dovranno inginocchiare davanti a me. Ogni altro popolo dovrà farlo. Nel nome del primo Dorotiano, in onore dell'angelo caduto, riconquisterò il potere che ci è stato levato. Domani smetterò di essere il re del mondo per diventare il signore dell'universo. La mia missione è segreta. Non potevo parlarvi della Dubnantar. Senti, la prossima volta, se vuoi il nostro aiuto, cerca di essere un po' più comunicativo. C'è altro che dovremmo sapere? Nella capsula criogenica non c'era una persona qualunque, ma Goriana, la principessa, la mia amata. Quella era la sua astronave. Cosa le è successo? Lei è stata vicino a me fino alla fine. Anche quando abbiamo deciso di lasciare il pianeta azzurro per ritornare su Nibium. Volevamo fuggire dagli orrori della guerra. Ma le cose non sono andate secondo i piani. La sua nave è stata abbattuta dai Dorotiani. Goriana non ha mai fatto ritorno a casa. L'ho cercata, ma alla fine ho accettato l'idea che non ce l'avesse fatta. Era scomparsa. E con lei anche la Dubnantar. Per anni ho pensato che fosse morta, ma ora la mia speranza è di ritrovarla. Noi ti aiuteremo. E io aiuterò te a ritrovare tuo padre. Dottor Victor Gruber, finalmente ci conosciamo. Le verso da bere? Non ho niente per cui brindare. Mi avete tolto tutto. Sovvia, dottore, non sia tragico. Pensi all'opportunità che ha avuto. Studiare così da vicino un oggetto così importante. Un manufatto alieno. Questa tavola non è di questo mondo. Stiamo risvegliando forze oscure, incontrollabili. Dottore, non sia superstizioso. Le persone che rappresento credono molto in lei, la stimano. E anch'io. Ne sono lusingato, ma io non mi sento un ospite. Piuttosto un prigioniero. Comprendo la sua frustrazione, ma deve avere pazienza. Ci scusi per i nostri metodi poco ortodossi, ma non avevamo scelta. La posta in gioco è troppo alta. E si ricordi che abbiamo sua figlia. Bastardi! Se solo provate a toccarla non io! Le accadrà nulla. Ha tempo fino a domani per mettere ordine nelle sue scartoffie. La sua collaborazione in questi 4 anni è stata molto preziosa. Domani la sua collaborazione potrà dirsi finita e sarà libero di andarsene. Addio, dottore. Abbiamo rintracciato i ribelli. Stanno venendo qui. Non fateli avvicinare.
annientateli. Lo consideri già fatto, mio signore. Un'ultima cosa. Il dottor Gruber non ci serve più. Ha visto e sentito troppo. Fatelo sparire. Deve sembrare un incidente. Come al solito. Sarà fatto. La direzione è quella giusta? Secondo i miei sensori, ci sono 3.000 ettari di bosco intorno a noi. Siamo in mezzo al nulla. Tranquilli. La direzione è quella giusta. Guarda qui. Che pace. Che tranquillità. Ci voleva proprio una bella scampagnata, eh? Il vostro pianeta è bellissimo. Dovresti imparare ad amarlo. Prendete esempio dai bambini. Loro sono puri. Beh, sì. E non proprio tutti, eh? Mm? A proposito, dov'è Martina? Ah, beh, sì. Le ho suggerito di passare un po' di tempo con lo zio Xum. Cosa non darei per vedere la sua faccia in questo momento? Zio Xum, ma perché ti vesti tutto quanto di nero? Perché non ti metti qualcosa di colorato? Secondo me saresti meglio. Sai che sono la più brava della classe? Zio Xu, mi compri un gelato? Quelli che fa zio Nicolai non mi piacciono. Ora ti racconto quello che ho fatto ieri. Già, ci voleva proprio. Sai, è così strano per me. È tutta la vita che guardo le stelle e... Provi una strana sensazione di nostalgia? Sì. Come lo sai? Ho riconosciuto nei tuoi occhi una certa luce, non comune. Devi sapere che gli esseri viventi sono fatti di materia, ma anche di energia. E questa, quando il corpo si consuma, sopravvive. E viaggia alla ricerca di un nuovo involucro da riempire. Quindi avviene così per voi? No, per tutti. L'energia che risiede dentro di te, la tua anima, la tua coscienza, un giorno riempirà un nuovo corpo. Beh, sì, sai... Noi sulla Terra la chiamiamo reincarnazione. Se tu senti nostalgia guardando le stelle, se ti senti proiettata verso di esse, è perché vieni da lì. Dentro di te sai che è così. Tu ora sei una terrestre, ma forse nel passato appartenevi ad un altro mondo. E perché io non lo ricordo? Ricordare è possibile, ma non è così semplice. A volte i ricordi riaffiorano da soli, altre volte solo grazie alla meditazione. Occorre tempo. Perché dimentichiamo? Per non soffrire. Vorresti ricordare la tua morte? Ogni vita si conclude sempre allo stesso modo. È sempre un trauma. Posso percepire la tua energia e la sento familiare. Probabilmente non è la prima volta che ti vedo. Non so quando, non so dove, ma ci siamo già incontrati in passato. Le anime affini possono perdersi, ma finiscono sempre per ritrovarsi. Certe cose non si dimenticano mai. Tu, Laura, sei speciale. Lo leggo nei tuoi occhi. Priscilla, rispondi al fuoco. Puoi aiutarli, hanno bisogno di te. Tu resta qui.
finito le munizioni. Come hai finito le munizioni? Sì. Senti, Priscilla, se non usciamo vivi, ricordami di farti un bel upgrade quando torniamo a casa. Adesso, Priscilla, modalità corpo a corpo. Modalità... Priscilla! Priscilla! Questa non ci voleva. Priscilla. Dottore. Sibelius, che stai facendo? Valeriano. Che ci fai qui? Non la vedi? È bellissima. La tavola dei destini. Ed è qui, davanti a noi. La Dubnantar. Non la toccare. Toccala tu, allora. Vieni qui, prendila. È tua. È un'eresia. Lo sento, è piena di energia. Se la indossassi, nessuno potrebbe vincermi. Nemmeno il re del mondo. No! Vuoi che te lo dimostri? Sibelius. Dominique. Guardala. Non è meravigliosa? La tavola dei destini. E ora è nostra. Tua e mia. Non avresti dovuto. Non era questo il nostro piano. Dobbiamo mettere ordine. Presto, il nostro sovrano sarà qui. Lei è Laura, la figlia di Victor Gruber. Ti ho vista in azione. I terrestri non possiedono quel tipo di potere. Non so nemmeno io come ho fatto. È la seconda volta che mi succede. Aspettate, rilevo la presenza di molti uomini. Dobbiamo andarcene via. Allora sarà meglio togliere il disturbo, eh? Dai.
Come disse Max Planck, tutta la materia ha avuto origine ed esiste solo in virtù di una forza che fa vibrare le particelle di un atomo e lo mantiene insieme. Dobbiamo supporre l'esistenza di una mente conscia e intelligente dietro a questa forza. Questa è la mente e la matrice di tutta la materia. È bellissima. Vedete? Quella è la risposta a tutte le domande. Il Santo Graal, il più grande dei poteri. Perfino gli dei del passato si sfidarono per entrare in possesso, ma nemmeno loro ne conoscevano la vera natura. Questo artefatto non è alieno, ma divino. Non è una creazione dei nibiumiani, ma di Dio. Mente e matrice di tutta la materia. E stasera io la indosserò, divenendo il Signore dell'Universo, un Dio, una vera e suprema divinità. Preparate il tutto per la cerimonia. È bello riavere Chiara con noi, eh? Chissà se avrà trovato quello che cercava. Beh, tesoro, certe ricerche non finiscono mai. Puoi dirlo forte, mia cara Priscilla. Sei stanco? No. Ma è meglio accamparci e recuperare le forze. Non sappiamo cosa ci aspetterà dopo. E ricordatevi, chi indossa la tavola dei destini è praticamente invincibile. Sì, bravo, ci accampiamo. E dove secondo te? Non c'è niente qui? Ci penso io. Ci pensi tu? E come? Sono giorni che giro per questi boschi per osservare i movimenti del convivio. E ho trovato un rifugio abbandonato che credo faccia al caso nostro. Vi porterò lì. Vabbè, mi sembra ottimo. Ci sono anche i tavolini. Beh, io adoro i tavolini, Sì, sì. So che sta cambiando qualcosa in me, ma io non so cosa fare. Ti capisco, ci sono passata anch'io. Sono stati loro ad aiutarmi. Non è stato semplice, ma col tempo poi ti abitui e impari meglio a governare il tuo potere. Ma questo mio potere, da dove arriva? Credo sia latente in te. Probabilmente sei risvegliato soltanto adesso per qualche strano motivo. Io prima ti ho visto e sei davvero formidabile. E quello poi è davvero incredibile. Il mio anello? Sì, chi è che te l'ha dato? È un regalo di alcuni miei amici. Di un altro mondo. Fino a pochi giorni fa, la mia era una vita tranquilla e normale. Invece adesso, io ho paura. È normale. Ma non devi permettere alla paura di sopraffarti, di bloccarti. La paura nasce dall'ignoto. Puoi superarla attraverso la conoscenza. Ed è per questo che sei partita per il Tibet. Esattamente, per superare le mie paure. Ci sei riuscita? Se vuoi, posso aiutarti a comprendere e gestire meglio il tuo potere. Davvero lo faresti? Certo, vieni con me. Fai come me.
Alza le mani e concentrati. Amoruccio, eh? Come fai a leggere in una situazione simile? Vabbè, a leggere mi rilassa, eh. È poi una lettura molto interessante. Senti qua. Qui dice che il re etrusco Porsenna sconfisse Volt, un mostro orribile, utilizzando un'arma che lanciava delle potentissime scariche elettriche. Vabbè, certo. Nei miti del passato troviamo ovunque delle armi divine, o dei personaggi con poteri strabilianti, o addirittura delle astronavi aliene. Come la Vimana, guarda. La Vimana, degli antichi racconti induisti. E mi sa tanto, cara mia, che il nostro amico là è sceso sulla terra con una di queste. Guarda qua, parla anche di Numa Pompilio. Pompilio? Priscilla, per favore, abbiamo gente, non fare battute sconce. Io non volevo fare battute sconce, Ciccino. No, e allora perché hai detto Pompilio, con quel tono poi? Ciccino, sei tu che pensi sempre male. Ah, io? Io penso male? Devi muovere quel ramo. Non ci riesco. Qui nessuno dice che è semplice. Devi respirare profondamente e pensare a qualcuno che ami. Usa l'amore che è in te. Il segreto è tutto lì. Devi amare, non devi avere paura di farlo. Senti la terra sotto i tuoi piedi. Senti gli alberi. L'aria. Ascolta. Ascolta il silenzio. Guarda quel ramo. Sentilo collegato a tutto il resto. Puoi toccarlo se vuoi. Muovilo. Brava, continua così. Mi scusi, dottore! Non volevo! Ehi, ma che fate? Siete pazze! Volete uccidermi! Come inizi non c'è male. Ma se lo stavo per uccidere? Fortunatamente non è successo. Andiamo, dai. Buena mela, non hai mangiato nulla? No, non è così. Non mi hai visto. Tieni, prendi, assaggiane una. Che cos'è? Assaggia, non aver timore. Sa di... è buona! Che cos'è? Contiene tutto quello di cui abbiamo bisogno. E vale anche per me? Certo. Non siamo poi così diversi. Quante stelle. Chissà dove si trova Nibiu. Lontano. Non lo troverai scrutando il cielo. Tu hai detto che si trova a 4 anni luce di distanza. Non può che essere una stella del Centauro. Sì, il Centauro. È una costellazione. Un insieme di stelle che va a formare una figura. Vedi? Per esempio, quella è Orione. So cos'è una costellazione. Anche noi li abbiamo su Nibium. Ma sono diverse dalle vostre. Le stelle sono tutta la mia vita. Io studio astrofisica. Dimmi di più. Sono curiosa. Nibium ruota attorno a una stella, che noi chiamiamo Kishara. Kishara? Sì.
Sicuramente voi la chiamate in un altro modo. Non è luminosa come il vostro sole, ma è bellissima. E com'è Nibium? È tanto diversa dalla Terra. Su Nibium ci sono laghi, mari, fiumi, prati, come qui sulla Terra. Ma è tutto diverso. Noi siamo più rispettosi. Dimmi, quali sono le cose che contano di più per voi? Beh, avere una famiglia, un lavoro. Lavoro? Voi lavorate perché siete obbligati a farlo? No, non è vero. Nessuno ci costringe. Se non lavorate, non venite pagati. E se non venite pagati, non mangiate. E da voi non è così? No. Su Nibium non c'è denaro. Sui pianeti più evoluti non esiste. E come fate? Esattamente come dovreste fare voi. Ti farò un esempio pratico. Anche noi coltiviamo e abbiamo alberi da frutto. Sono ovunque e appartengono a tutti. Non esiste proprietà privata. Se vogliamo qualcosa, la cogliamo. E nessuno dice nulla? No, te l'ho detto. Tutto è di tutti. Non ci sono poteri politici né religiosi, perché siamo liberi. Ed è così che dovreste fare anche voi. Ma è solo una fase. Anche i pianeti più evoluti ci sono passati. Un giorno anche gli esseri umani si evolveranno. Sempre se non si estinguano prima. Perché? C'è questo pericolo. Gli umani sono dinanzi a un bivio. Se ascolteranno i loro capi politici e religiosi, allora sarà la fine. Se invece seguiranno il loro cuore e avranno rispetto per il pianeta su cui abitano, allora sì, allora potranno evolvere. Ma forse sapere che non siamo soli potrebbe cambiare le cose in meglio. I terrestri non hanno rispetto neanche per i loro simili. Come pensi che possono accettare un extraterrestre? No, non siete ancora pronti. Ci siamo noi. Ci siete voi. E chissà quante altre civiltà ci sono là fuori. Molte. E tutte diverse tra loro. Quanto mi piacerebbe poter volare lassù. Magari un giorno accadrà. Parlami di lei. È meravigliosa. Goriana è puro amore. E questa è sempre stata una condizione essenziale per usare la Dubnantar. Essere puri di cuore. Altrimenti accade il peggio. Il pianeta azzurro è in pericolo. Il numero dei terremoti, degli uragani, è aumentato negli ultimi anni. Questo per colpa degli esseri malvagi. Non ne hanno ancora capito tutti i segreti. Ma se dovessero riuscirci, sarebbe la fine. Che c'è? Sento la presenza di qualcuno. Dove? Lì. Lassù? No, perché il meteo dice che pioverà, ma si sa, ehi, quello è il meteo, quindi quando mai ne hai broccata una? Tesoruccio, come stai? Qualcuno ha preso il numero di targa?
Vuoi che gli spari? No, sparare no. Non dobbiamo uccidere nessuno, lo sai come la penso. È un super soldato. Rilevo una pelle sintetica, antiproiettile. Sì, ma perlomeno è umano? Sì, è umano. Bene, tanto mi basta. Come hai fatto? Ehi, mai visto Star Trek? Presa vulcaniana alla Spock, naturalmente. Fermi. Fermi tutti. Arrendetevi. Ehi, cos'è? Una battuta? Perché se lo è, non è divertente, eh? Usa la tua penna. No, non voglio usare la penna. Non possiamo rischiare di cambiare il corso degli eventi. Io non ti sto chiedendo di tornare nel passato, di cambiare il passato, ma di portarci nel futuro, solo per qualche ora. Ehi, potrebbe funzionare. Bene. Statemi vicini, avvicinatevi. Avvicinatevi. Strano che non cerchino di fermarci. Presto, Aldast, vieni! Se fossi in te non lo farei. Xum. Ah, ecco perché. Martina! Sta bene, può sentirvi. Zia Chiara, sei tu? Aiuto! Ferma, o la bambina muore. Chiara, fai come dice. Ma che ti è successo, amico mio? Lui non è nostro amico. E forse non lo è mai stato. So che all'apparenza le mie gesta possono sembrarvi assurde, ma voi dimenticate che io rispondo a fini superiori. Non la bevo, amico mio. Stai solo cercando di fregarci. Perché lo fai? Io e Xum perseguiamo lo stesso nobile fine. Salvare il mondo. No, senti, amico, non facciamo confusione. Siamo noi qui che vogliamo salvare il mondo, non voi. No, dottore. Voi non siete lungimiranti. Pensate solo al presente. Io e Xum abbiamo un'altra visione. La vostra visione si chiama pazzia. No, si chiama evoluzione. Perché ci hai tradito? L'anello. Perché il mondo è diviso. Fin dalla nascita gli uomini si mettono in competizione tra di loro. Veniamo separati e messi gli uni contro gli altri. Poi crescendo ci gettano in pasto alle fazioni politiche, ai diversi colori sociali, alle religioni, e finiamo per farci la guerra. Noi invece vi stiamo facendo un dono. Un mondo unito. Un mondo di pace. Sì, certo. E in che modo pensi di ottenerlo? Creando delle minacce globali. La tavola in questi anni ha generato uragani, terremoti, esplosioni vulcaniche. Di fronte a queste catastrofi il mondo si sta unendo. Così non esisteranno più bianchi, gialli, neri, ebrei, cristiani, musulmani. Di fronte a queste catastrofi tutti diventiamo fratelli. Sì, ma a che prezzo? Non vi rendete conto che così facendo avete dato un potere inaudito agli Illuminati? Adesso, con la tavola dei destini, i padroni del mondo diventeranno anche i padroni dell'universo. Non faranno in tempo. In mano ai malvagi la Dubnamtar diventa incontrollabile. Pensate ad Atlantide. Noi esseri umani siamo dei parassiti per questo pianeta. Siamo in troppi e lo stiamo divorando. Forse è proprio questo il nostro destino. Scomparire. Voi siete dei pazzi! Il mondo finirà. E sarà solo colpa vostra. No. Il mondo non finirà. Lo sapete, io conosco il futuro. Ora, Nikolai, abbassa quella penna. Avete pensato proprio a tutto, eh? Sei stato tu a dirci di venire qui. Sei stato tu a condurci al patibolo. Avevate previsto ogni cosa fin dal principio.
Muovetevi. Dobbiamo andarcene da qui. Ma che bella idea. Nicolai, non possiamo arrenderci. Ci sarà un modo per uscire da qui, no? Hai una forcina per capelli? No. Nessuno ha una forcina per capelli. Dai, andiamo, ragazzi, una forcina per capelli. Lo fanno sempre nei film. Già, ma purtroppo questo non è un film. Non lo è, vero? Esatto, amico mio. Questa è la realtà. Papà. Laura. Papà! Lo sapevo che arrivavo. Io me lo sentivo. Quanto mi sei mancato, papà! Oh, piccola mia. Stai bene? Ti hanno fatto del male? No, io sto bene. Ma ora dobbiamo uscire di qui o sarà la fine. È tutta colpa mia. No, non dire così. E invece sì. In questi 4 anni li ho aiutati a decifrare i segni incisi su quell'artefatto demoniaco, a capire il suo funzionamento. Mi hanno costretto. Dicevano che se non li avessi aiutati ti avrebbero fatto del male. Ecco perché l'ho fatto. Ti avrebbero uccisa. Perché sei venuta qui? Non avresti dovuto. Quando ho saputo che eri vivo, ho capito che avrei fatto di tutto pur di salvarti. Laura. Sì, va bene. Sentite, non vorrei interrompere questo bel quadretto familiare, ma ci servirebbe il vostro aiuto. Victor, come usciamo da qui? Con la chiave. Ma se non l'avete, mettetevi pure il cuore in pace. Sono 4 anni che ci provo. Ormai mi sono arreso. Ci parli della tavola dei destini? Ha scoperto qualcosa che potrebbe esserci utile in questi anni? Non è una tecnologia di questo mondo. Io sono solo un archeologo, non un fisico. Ma una cosa ve la posso dire. La tavola era rimasta inattiva fino a poco tempo fa. All'improvviso si è illuminata e ha iniziato a scaldarsi. È stato il giorno in cui c'è stato quel forte terremoto nell'isola di Sumatra. Ho sentito la scossa anche qui, forte, molto forte. E lo stesso giorno c'è stato un forte terremoto anche in Messico. Ieri ce n'è stato un altro in Spagna. È sempre peggio. Ha iniziato a scaldarsi. Credo stia diventando instabile. Laura, dottore. Avevo perso i sensi. Devono avermi chiuso in una cella. Mi sentite? Sì. Anche noi siamo in trappola. Ma ho ritrovato mio padre. E Goriana? È lì con voi. Chiedili di Goriana. Papà, sotto al Duomo di Milano c'era una capsula criogenica. Dov'è la donna che c'era al suo interno? Donna? Sì, un'aliena. E portava sul petto la tavola dei destini. Ricordi? Tengono prigioniera anche lei? No. Probabilmente la capsula criogenica non era funzionante. Al suo interno c'era un corpo, forse alieno. Ma ormai ne rimanevano soltanto le ossa. Doveva trovarsi lì da migliaia d'anni. Si è polverizzato appena l'ho toccato. Che cosa? Aldast. Questa è la tavola dei destini. Grazie al suo potere, conoscerò il destino di ogni essere vivente.
il futuro del nostro mondo e dell'universo intero. Avrò conoscenza assoluta e potere illimitato. Kafka ha detto di uccidere i prigionieri, anche l'archeologo. Non ci serve più. Non erano questi gli accordi? Sono appena cambiati. Ucciderai anche la bambina? L'hai detto tu stesso. È insopportabile. Se la tolgo di mezzo ti faccio un favore. Questo cos'è? Questo l'ho trovato nel relitto dell'astronave, 4 anni fa, ma non riesco a capirne il funzionamento. Cosa hai fatto? Non lo so. Strano. Non era mai successo prima. Ho sempre pensato che fosse un oggetto particolare, di mirabile fattura. Mi ricordava qualcosa. Poi ho capito dove l'avevo visto. Dottore? Siamo giunti alla resa dei conti. Mi dispiace che debba finire così, ma non ci servite più. Meglio. Se non vi serviamo più, lasciateci andare. Almeno la bambina. Abbiamo ricevuto un ordine. Togliervi di mezzo. Tutti quanti. Per cui... addio. Andate. Siete liberi. Lo sapevo. Grazie. Odio fare queste cose, ma te lo sei meritato. Questa è tua. Ma non avevi detto di essere solo un muto osservatore. Mi sbagliavo, a quanto pare. A quanto pare. Andiamo. Andate, prima che qualcuno si accorga della vostra fuga. No, tu non hai capito, uomo del futuro. Noi adesso andiamo a riprenderci quella tavola aliena. E non provare a fermarci se non vuoi che ti colpisca di nuovo. Non vi fermerò, eh. Questa è la chiave. Aldast, io comprendo il tuo dolore, ma non è finita. Aiutaci, ti prego, tu puoi ancora salvare l'universo, la Terra. Sì. Sono arrivato tardi una volta. Non accadrà di nuovo. Ma che state facendo? Non c'è tempo, andiamo! Dai, ma, dai! Ma quello dai. È... Sì, sì, lo sappiamo. È un alieno ed è anche un po' strano. Ma adesso non c'è tempo per le presentazioni. Andiamo, forza, dai! Il momento è arrivato. Sono pronto. Su, su, dai, dai! Destini. Noto maestro Luis Kafka, stai indossando la tavola di destino. Bellissimo.
diventato il signore dello spazio e del tempo. L'universo è mio. Voi non mi servite più. Niente mi serve più. Io sono tutto. Maestro! Maestro! Maestro, che fa? È una carneficina. È troppo tardi. Mi sta polverizzando. Bella idea. E come dovremmo fare secondo te? Userò il mio anello. Distruggerò la tavola. Non puoi. È indistruttibile. Ha ragione. Certo che è indistruttibile. Una volta le costruivano bene queste cose, mica come oggi. Oggi copri una lavatrice e dopo un anno devi già cambiarla. Ma... che c'è? È iniziata. È la fine. Che vuoi dire? L'artefatto è diventato instabile e potrebbe esplodere da un momento all'altro. No, non sarà così. Ho un piano. Ricordate quell'idea di poco fa? Userò la penna, mi avvicinerò a lui e ci trasporteremo altrove. L'unico modo per distruggere la tavola sarebbe portarla sulla superficie di una stella, dato che dal calore di essa che ha avuto origine. Ma perché devi trasportarti tu? Non puoi trasportare solamente lui puntandogli la penna contro? No, non posso. No. È un viaggio di sola andata, mi dispiace. E dai, su. Cosa sono quei musi lunghi? D'altra parte, salvare il mondo è un bel modo per andarsene, no? Non rimane molto tempo. Va bene. È deciso. Ti prego, non dirmi addio. Non lo farò, mia cara. Io odio gli addii. Al diavolo! O adesso o mai più. Abbiate cura di lei. Nikolai. Chiara. Ci rivediamo in un'altra vita, ok? Zio. No, 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 non ti preoccupare, piccola mia. Va tutto bene. Va tutto bene. Andate. Andate. Forza. Presto, presto. Vai. No, non va affatto bene. Eh no, uomo del futuro. A te non ti bacio. Fa caldo? No, tesoro, non è un ventaglio. È una macchina del tempo. Voi pensate a Nikolai. Io mi occupo di Kafka.
niente, nessuno può fermarmi. Dammela. Non vedi? Non puoi controllare il potere della Dubnantar. Non è fatta per i malvagi. Kafka, ascoltami. Adesso morirai. Non ci contare. Terremoti, riscaldamento globale. Pensavamo che la causa di questi disastri fosse la tavola dei destini, ma ci sbagliavamo. La tavola ha solo accelerato un processo distruttivo già messo in atto dall'uomo e dalla natura. L'unica cosa che possiamo fare è cercare di ritardare questo processo adottando uno stile di vita responsabile e rispettoso nei confronti del nostro pianeta e di chi lo abita. Altrimenti finiremo come Atlantide. Verremo sommersi e dimenticati. Ma siamo ancora in tempo e possiamo impedirlo. Siamo solo noi i padroni del nostro destino. Se cambi il passato, cambi il futuro. Ecco, l'ho trovato. Questo è un vecchio articolo che ho ripescato nel mio archivio. Ci ho messo un po', ma ero sicuro di averlo conservato. Dategli un'occhiata. Ma qui parla di reperti archeologici che non dovrebbero esistere. Hanno scoperto anche un martello in un blocco di carbone. No, non quello. Più sotto. Ma dai, il fossile di un ventaglio. Qui dice che è stato ritrovato nel 1976 nei pressi del cratere di Chicxulub, nella penisola dello Yucatan. Incredibile.
Beh, ora abbiamo scoperto come si sono estinti i dinosauri, vero Cicino? Sì. Peccato che per poco non ci estinguevamo noi. E Laura? Se n'è andata? Sì. Sì, mio caro amico. Se n'è andata. E starà via per un bel po'. Ha lasciato una lettera lì sul tavolo per voi. Una lettera? A quanto pare quella sotto al Duomo non era l'unica astronave. Ce ne sono altre, sepolte chissà dove. Tutte molto antiche. Preziose reliquie di un passato ormai dimenticato, il tempo dei grandi eroi e degli dei delle stelle. Oggi, amici miei, inizia una nuova avventura. Grazie di tutto. Grazie per avermi mostrato la via per l'infinito. Sono una sognatrice. Lo sono sempre stata. Ricorderò per sempre questo giorno. Il giorno della mia partenza. Il giorno in cui ho lasciato la mia casa. Il pianeta su cui sono nata per affrontare un viaggio inimmaginabile. Un viaggio fantastico. La mia destinazione è l'ignoto. Forse sono folle. Forse non dovrei spingermi così tanto lontano, oltre ogni limite. Ma sono una principessa. Ho vissuto 1000 vite sconfiggendo la morte. Niente può più farmi paura. Andrò avanti fino in fondo, seguendo il mio istinto, lasciandomi guidare dall'unica cosa che conta veramente, l'amore. Questo è il vero segreto dell'universo e non esiste forza più grande. Ora l'ho capito. O forse l'ho sempre saputo. Dovevo solo aprire gli occhi. Grazie, amici, per avermi mostrato la via. La via delle stelle. Ma vinci sempre tu. Ma io non gioco più con te, eh. Non è che per caso stai barando? E forse stai barando perché anche tu hai dei poteri, eh? Non lo farei mai. Forse sono solo più giovane e più lucida di mente. Ehi, non sono mica vecchio. Ti agiti di continuo. Dovresti imparare a respirare. Senti, Cocchina, vuoi insegnare a me l'autocontrollo? Io sono il re dell'autocontrollo. Ho vissuto talmente tante avventure, e ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. E non ti sto a parlare delle navi da guerra a largo dei bastioni di Orione, eh? Senti, Cicina, a me niente e nessuno mi può scuotere. A me niente e nessuno mi può Eccomi qui. Mamma! Mamma? Mamma! Ma lei è tua madre? Ah! Nicolai, ti presento mia sorella, Clarissa. Ah, Clarissa. Enchanté. Il piacere è tutto mio. Quindi è lei, il famoso scienziato? Sì,
Ora capisco perché mia sorella parla sempre così bene di lei. Sempre? Bene. Spero che Martina si sia comportata come si deve. Martina chi? Ah, Martina, la bambina Martina. Sì, Martina si è comportata benissimo, eh. Se non avesse una madre sarebbe da adottare. Anzi, la può lasciare ancora un po' se vuole. Se vuoi. Diamoci del tu. Ma anche tu, anche tu. Puoi passare e ripassare tutte le volte che vuoi. Anzi, perché non ti fermi a cena con noi stasera? Se ti va. A lui niente e nessuno può scuoterlo. Priscilla! Priscilla! Ciao, cara. Tu da dove salti fuori? Dalla cucina, naturalmente. Tesori, i miei sensori hanno cominciato a suonare. Il battito è accelerato. La pressione minima è 120 e la pressione massima è 190. No, non preoccupatevi. Io sto bene. Io sto benone proprio. Tesori, che... Forse... è meglio che tu ti sieda un momento. Buoni, sto bene, veramente. Sono solo un po'... accaldato. Forse, amoruccio, ho io qualcosa che può aiutarti. Ah, sì? Per esempio... un po'... di acqua fresca. Va meglio, amoruccio? Sì. Colpa mia. L'ho creata fin troppo... umana. E quindi gelosa. Ma io so... come farmi perdonare. Tieni. Questi sono per te. Oh, amoruccio! Ma sono dei fiori! Dei fiori! Ma sono di plastica. Vabbè, ma certo che sono di plastica. Così sono eterni. Come il nostro amore. Oh, amoruccio, tu sei incorreggibile. Già. Thank you.
Perché questa farsa? Xum non è qui, è sparito con Kafka. Ha senso per me. E per chi gli ha voluto bene. Cosa faremo adesso? Continueremo a fare come lui avrebbe voluto. Continueremo a tenere gli occhi aperti. Non mi freghi, uomo del futuro. Tu ed io sappiamo che questa è solo una delle realtà possibili.